Direi che questo è l'unico modo per iniziare il video. Ma ciao, benvenuti in un nuovo video, questa volta video ask, perché appunto ho messo una foto su Instagram l'altro giorno chiedendovi qualche idea di video e diverse di voi, sia in privato che sotto nei commenti, mi hanno richiesto un video ask, quindi ho postato una nuova foto con scritto ask in maniera da darvi spazio alle domande e alle vostre curiosità. Quindi ho raccolto diverse domande, ho tre quarti d'ora prima di andare a prendere Fede a scuola, quindi mi sbrigo. Non ho preparato le risposte perché appunto ho fatto passare un paio di giorni giusto per raccogliere un po' di domande, però devo dire che ne ho già abbastanza, ma non ho avuto modo di stare a pensare alla risposta, quindi saranno risposte molto spontanee, quindi direi di iniziare subito, bando alle ciance, con la prima domanda. Polvere di underscore stelle 93 che mi scrive: che lavoro fa il tuo amore? PS, sei dolcissima, ti ringrazio, un bacione. E allora, il mio amore, non mi piace entrare nei dettagli, sapete che a me non piace mettere sul web cose troppo personali, però posso dirvi che il suo lavoro riguarda l'ambito della sicurezza, ecco, questo è quello che vi posso dire sul lavoro di Ricky. Poi, andando avanti, c'è Julie trattino basso love trattino basso 6285 che mi scrive: ciao Roby, ti volevo chiedere due curiosità. Se avrei mai una bambina, che nome le daresti? E un'altra domanda: da piccola cosa sognavi di fare da grande? Un grosso bacio, ti ammiro tanto, sei unica e meravigliosa. Grazie mille, ti mando un bacione anche a te. Allora, se avessi mai una bimba, sinceramente il discorso è già capitato con Riccardo e non, nel senso, abbiamo gusti molto simili, però dirvi un nome soltanto sarebbe una grossa bugia, perché ci sono tanti nomi che piacciono sia a me che a lui e quindi saremmo in difficoltà. Credo che sarei una di quelle che si comprerebbe il libro dei nomi, perché vorrei pensarci molto bene, come per Federico ci ho messo mesi, non dico tutta la gravidanza, ma un buon 5 mesi, 4-5 mesi ce li ho messi a decidere, quindi non vi so dire così al brucio un nome specifico. E poi invece, da piccola cosa sognavi di fare da grande? Allora, io sono sempre stata un maschiaccio da piccola, mi piaceva tantissimo giocare con le macchinine, quindi il mio sogno principalmente era guidare, che ne so, fare la collaudatrice di macchine, provarle, testarle su pista, su strada. Sono sempre stata un maschiaccio, a me piace tantissimo guidare, proprio una passione che sicuramente ho preso da papà, perché lui è amante, ama follemente le macchine, quindi le auto, vedere le caratteristiche, le cose, quindi una cosa che ho ereditato sicuramente da lui. E ne vado fiera, nel senso che non mi sono mai posta il problema di sembrare un maschiaccio, non ho mai avuto complessi di questo genere, anche perché era l'unica cosa che mi rendeva, tra virgolette, un po' un maschiaccio, nel senso che era una passione un po' mascolina, ecco, però ne vado fiera, assolutamente, mi piace tantissimo guidare, non tornerei indietro, tant'è vero che quando ero volontaria anni fa, e questo ve lo posso dire perché sono passati tanti anni, ero volontaria in Croce Rossa, io guidavo anche l'ambulanza ed ero fiera di questa cosa, avevo la patente militare, quindi insomma ero felicissima, quindi credo che questo sia stato il sogno che avevo da bambina. Credo che sia proprio questo, e ovviamente cantare, essere una cantante. Sicuramente ho passato un periodo della mia vita in cui sognavo principalmente di diventare una cantante famosa, o comunque anche solo aver modo di esibirmi in qualche locale, cosa che poi ho realizzato negli anni, qualcosina, avendo un gruppo musicale, quindi insomma. Però è durato veramente poco. Andiamo avanti. Allora, Daniela Ferro 992
Mi scrive: ciao cara Roberta, io essendo un'appassionata di borse volevo chiederti una piccola curiosità. Ami anche tu le borse? Se sì, faresti un video cosa c'è nella mia borsa? Ciao carissima, ti seguo sempre, sei dolcissima, ti adoro e te lo dico sempre, voi tre siete una famiglia stupenda, ti mando un abbraccio grande. Grazie mille Daniela, un bacione grande anche a te, mi hai lasciato un commento bellissimo. E, assolutamente sì, io sono un'appassionata di borse, avessi i fondi ne comprerei probabilmente una al giorno, una alla settimana, ecco, comunque mi darei la pazza gioia, avrei probabilmente la cabina armadio, fossi ricca, con cabina maxi armadio piena zeppa di borse. Io non ho tantissime borse, ne ho diverse, ma non ho una collezione con numeri a tante cifre, quindi sicuramente ho ricevuto diverse volte questo, non so se eri sempre tu, comunque anche da altre ragazze mi hanno richiesto questo video cosa c'è nella mia borsa, alcune me l'hanno chiesto in ASMR, quindi in maniera sussurrata, altre me l'hanno chiesto normale. Io penso lo farò normale perché ho notato che l'ASMR non piace a tutti e questo è un canale molto vario. E quindi penso che lo farò normale, un video normale sicuramente lo farò molto volentieri per te e per tutte le altre ragazze che me l'hanno richiesto, però assolutamente sì, la risposta è sì, quindi presto arriverà anche questo, anche perché ho messo il post per chiedervi delle idee di video proprio perché è un momento in cui sono un po' in blackout, quindi non so bene, solo vlog, io so che il vlog voi li amate, però... volevo insomma cambiare anche un pochino ogni tanto e vi ho chiesto qualche aiuto, qualche idea. Evelina Maniero che mi scrive: complimenti per la persona che sei, ragazze, voi siete troppo dolci. La mia domanda che vorrei farti è questa: il tuo ricordo più bello dell'infanzia? Grazie, continua così e non cambiare mai, ci piaci così. Grazie, che dolce, veramente siete troppo, siete speciali per me, veramente siete delle amiche. So che dall'altra parte è difficile da credere, ma voi non avete idea, cioè io magari aiuto voi in alcuni momenti, magari uno si sente un po' solo quel giorno, magari mentre uno fa le faccende di casa, vi tengo sicuramente compagnia, però dall'altra parte, dalla vostra parte è difficile crederlo, ma per me siete veramente delle amiche, ovviamente parlo delle tesorine educate e gentili, siete delle amiche a 360 gradi perché comunque mi tenete tanta compagnia, per me girare video mi intrattiene, mi impegna la giornata, mi fa sentire meno sola. Io il canale l'ho aperto anni e anni fa quando ancora ero sposata e l'avevo aperto per questo, perché mi sentivo sola e già c'erano tante cose che non andavano e quindi sicuramente mi avete sostenuta e mi avete dato anche voi molta forza, quindi vi devo anche un grazie a voi, perché la forza che ho avuto nell'affrontare certe scelte della mia vita è sicuramente anche un po' grazie a voi, perché mi avete sostenuta e mi siete state accanto con i vostri commenti. Comunque basta perché poi mi commuovo. Allora, quindi Evelina Maniero mi chiede il ricordo più bello dell'infanzia. Allora, il ricordo più bello dell'infanzia, il primo così al brucio che mi viene in mente è un ricordo... Ne ho due, dai, perché sennò non voglio fare torti né a mamma né a papà. Ho un ricordo bellissimo con mio papà. Di quando ero ragazzina, mio papà mi ha regalato il Nintendo, oddio ho un nome ma mi sfugge, io sono molto appassionata di Super Mario, perché mio papà mi regalò il Nintendo, ha un nome, comunque il primo, quel mattone di videogioco, e noi passavamo le serate a pancia in giù sul lettone dei miei con il videogioco a cercare di superare il livello di Super Mario. Ero piccola quando già iniziavamo, forse avrò avuto l'età che ha Fede adesso, infatti mi piacerebbe tantissimo fargli conoscere anche a lui il mondo Super Mario, che già gli piace tantissimo, però ancora di più. È un ricordo che ho bellissimo di mia mamma d'estate che ci portava il latte freddo, i bicchieroni, sapete quelli lunghi, no? Di latte fresco
e zucchero, se non erro, perché noi non potevamo scollarci di lì, noi eravamo lì incollati, intenti a finire il livello, cioè veramente qualcosa di bellissimo. Questi sono ricordi che rimarranno in me per sempre. E questa cosa è andata avanti per anni, perché poi il livello di Super Mario l'abbiamo finito tipo 2-3 anni dopo, se non di più, quindi ci è voluto un po' a finire quella cassetta. E quindi questo è il ricordo bello che ho con mio papà, e poi con mia mamma la tradizione che c'era nel fare i popcorn fatti in casa, quelli nella padella, nel guardare Cenerentola, i grandi classici Disney, e questo è una cosa che mi piacerebbe tantissimo rifare con mia mamma, magari anche con Federico, guardarci un grande classico Disney qui a casa e far fare i popcorn a mia mamma come faceva quando ero piccola nella padella, che senti lo scoppiettio e sei tutta felice perché arrivano i popcorn, bellissimo. Poi andiamo avanti. Alba Splendente mi scrive: ciao Gioia, la mia domanda è la prima cosa che hai pensato quando hai conosciuto Riccardo? E mi manda un bacio. Ti mando un bacio anche a te. Allora, è difficile come domanda, nel senso che io e Riccardo non ci siamo conosciuti come fidanzati o per fidanzarci. Io e Riccardo ci siamo conosciuti che addirittura io ero ancora sposata, quindi siamo stati amici per un bel po' di tempo. Sicuramente, visto che diciamo quando ci siamo conosciuti da amici io non ero in un momento molto roseo del mio matrimonio, sicuramente la prima cosa che ho pensato quando ci ho parlato insieme è stata: caspita, allora gli uomini non sono tutti uguali. La prima cosa che ho pensato è: caspita, quest'uomo mi ascolta, perché cioè mi sentivo di nuovo qualcuno. Quando parlavo con lui, lui mi guardava negli occhi, mi ascoltava, rispondeva a quello che dicevo con interesse, cosa che con il mio ex marito non c'era, cioè non forse non c'è neanche mai stata, ma quando sei innamorata non te ne accorgi, non lo so, non mi sentivo capita più. E invece con lui, nonostante fosse la prima volta che ci rivolgevamo la parola, ho notato un modo di approcciarsi a me, un modo di guardarmi, di capirmi, che mi ha lasciata affascinata, sono sincera. Però comunque ci vedevamo come amici, siamo stati amici per un bel po', e poi è nato l'amore successivamente, quando io ho, diciamo, sono un po' rinata, ecco, mi sono rifatta una vita. Andiamo avanti. Allora, vabbè, Piccola Rosi 80 lo leggo comunque anche se non mi ha fatto domande, per correttezza, perché è sotto la foto. Ciao Roby, ormai ti seguo da tempo, non ho domande particolari da porti, ma volevo solo ringraziarti per la compagnia che ci tieni ormai. Scusate, io oggi le virgole non le vedo e quindi non le leggo. Non ho domande particolari da porti, ma volevo solo ringraziarti per la compagnia che ci tieni. Ormai sei la mia youtuber preferita. Un abbraccio grande, siete una famiglia stupenda. Non ho parole, ti dico solo grazie. 414, ciao tesoro, lavori ancora per Unique? Sei fantastica. Allora, Lucia. Lucia è una delle ragazze che mi segue sia su YouTube e sia mi seguo ancora su Facebook, sulla pagina di Unique. Allora, vi dirò l'onesta e sincera verità. Tanti di voi già lo sanno, forse l'ho detto anche in qualche vlog, quindi per chi sicuramente mi segue anche nei vlog già lo sa. Io ho preferito dedicarmi al canale YouTube e agli articoli di musica che sto facendo, che mi appassionano tanto. Li trovate su www.musicaccia.com, vi lascio tutti i link sempre qui sotto, li potete trovare per andare a leggere i miei articoli e gli articoli dei ragazzi che lavorano insieme a me, che sono tutti bravissimi. E ho fatto questa scelta. Allora ragazze, le cose da fare in una giornata sono tante e purtroppo la giornata è fatta di sole 24 ore. Io
iniziavo a sbroccare seriamente perché non riuscivo a stare dietro a tutto. Stavo veramente esplodendo, anche Riccardo giustamente mi diceva ma non riusciamo mai a stare insieme, anche se sono a casa tu non ci sei, perché io ho facevo da quando ovviamente ho cambiato lavoro, quel lavoro lì non ce l'ho più per diversi motivi che non so dire ovviamente su YouTube, non dipesi da me comunque, e quindi non ho più quel lavoro lì, e quindi ovviamente l'idea di stare a casa, l'idea di non mi piace, e quindi ho detto ok, faccio, smonto, rimonto, unique, articoli, YouTube, troppa roba e non ce la faccio. È stata comunque una scelta che abbiamo fatto io e Riccardo insieme, di per il momento fermarmi un attimo, e ovviamente non c'è solo YouTube, articoli e e unique, c'era c'è anche tutto il resto, la casa, Federico, mio compagno, il cane da portare giù, ci sono tante cose da fare in casa, anche perché non ho una casa, non ho una villa, non ho neanche un monolocale, una casa che comunque mi impegna del tempo a pulirla, a sistemarla, a tenere in ordine, a farla lavatrice come tutte noi, però in più tutti questi lavoretti non ce la facevo a gestirli, e comunque anche se ce la facevo li gestivo male. Unique, per quanto si dica gestisci tu il tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, comunque per me mentalmente mi chiedeva troppo tempo, tutte le live, tutte le cose. Ho trovato la formazione un pochino troppo pesante per me, poi è soggettivo. Non mi è piaciuta particolarmente e quindi ho fatto questa scelta, ho detto ok, alt, pensa che cosa ti piace di più fare tra queste tre cose, scegli cosa ti conviene di più fare. YouTube non lo lascerò mai, ragazze, perché YouTube non lo lascerò mai, perché lo farei anche gratis, perché a me piace fare i video, ovvio non li farei con tutta questa frequenza, è inutile prendersi in giro, ne faccio di più anche per avere qualche entratina in più però comunque Unique ho preferito accantonarla, perché mi impegnava veramente con tutte queste live giornaliere, non ce la facevo a starci dietro. E quindi a Polvere di Stelle 76, Raffaella, ti mando un bacione, ecco la mia domanda, spero non te l'abbiano già fatta: qual è la tua più grande paura? E se ti venisse data l'opportunità di conoscere il tuo futuro e quello dei tuoi cari, vorresti saperlo? Un bacio e tanti abbracci a Fedino. Grazie mille, un bacione e un abbraccione anche a Miki, che è suo figlio. Allora, la mia paura più grande è ovviamente perdere mio figlio, in qualsiasi cosa possa capitargli. Ovviamente è il mio terrore, l'idea che gli accada qualcosa di brutto, o che si faccia male, o che non ci sia più in qualsiasi forma e motivo, non interessa, però è il mio terrore più grande ovviamente. E poi che succeda qualcosa alla mia famiglia, ai miei cari, di perdere qualcuno, l'idea della morte mi terrorizza veramente, anche su me stessa, l'idea di morire, di non respirare più, di vedere buio, di non pensare, non lo so, ho questa visione della paura, cioè ho questa visione della morte che mi terrorizza per i miei cari e anche per me stessa, quindi questa è la cosa che mi fa più paura al mondo. Invece, se mi venisse data l'opportunità di conoscere il mio futuro e quello dei miei cari, credo che non vorrei saperlo, perché se scoprissi di una, non so, una malattia, qualcosa di brutto, qualcosa che so di avere i giorni contati, non vivrei più allo stesso modo, probabilmente mi godrei ogni singolo istante, però preferirei scoprirlo vivendo, non così, ecco, quindi no, la risposta è no, dovessi avere l'opportunità di sapere il mio futuro, quello dei miei cari prima, non vorrei saperlo. Vita B
B87 mi chiede: quali sono i primi tre desideri che vorresti che si avverassero tra qualche anno? È difficile questa come domanda, soprattutto da rispondere così al brucio. Non lo so, nel senso che primi tre desideri che vorrei subito che si attivasse da adesso in poi e che ovviamente il benessere della mia famiglia, che stiano tutti bene, questo sarebbe il desiderio più grande che mi farebbe stare più bene in assoluto. Altro desiderio sarebbe quello di realizzarmi. In che senso? Nel senso che non mi piace essere finta ed essere una di quelle youtuber che dice no, a me gli iscritti frega niente, no, a me anche un iscritto... È vero, condivido anch'io il discorso meglio pochi ma buoni, assolutamente io vado fiera dei miei 2500 iscritti, tra cui pochissimi, forse nulli, haters, tutti comunque gentili, educati, e quindi va bene così. Però non posso negarvi che come soddisfazione, visto che ci metto molto impegno nell'editing, nelle anteprime, ci metto veramente impegno e mi si richiedono a volte ore per realizzare certi tipi di video, ovviamente il mio desiderio sarebbe di, visto che tra l'altro vedo youtuber che magari caricano un video col cellulare buttato lì senza troppo editing, senza troppa sbatta, raggiungere magari 20.000 iscritti così nell'arco di un anno. Io il canale l'ho aperto dal 2013, ovviamente il mio desiderio è che cresca anche un pochino il canale, quindi condividi, iscriviti e non lasciarmi mai, ma il mio desiderio è quello anche un po' di crescere sul canale, perché ci sto mettendo tanto impegno, quindi non ve lo posso negare questo. E poi il terzo desiderio, mi piacerebbe, non lo so, come terzo desiderio forse vedere un pargoletto, un bimbo mio e di Riccardo, tutto nostro, o magari, non lo so, vedermi sposata, felice. Io non mi sono mai sposata in chiesa, tra l'altro. Lo scorso matrimonio non ci siamo sposati in chiesa, quindi il mio sogno potrebbe essere un lungo velo che striscia e che arriva all'altare con a braccetto con mio papà. Sicuramente questo potrebbe essere un bel sogno, ecco, sì. Che mi scrive: la mia domanda è: ora che è cambiata un po' la tua vita, come organizzi la tua giornata? Segui un'organizzazione? Un bacio tesoro, ti voglio bene tantissimo. Ti voglio bene anch'io, Anna, ciao tesoro. Allora, la mia organizzazione, ora che la mia vita è cambiata, la devo sistemare perché non funziona granché, nel senso che a volte mi perdo dei pezzi, quindi sto organizzando di prepararmi delle agendine tutte organizzate, magari una specifica per YouTube e l'altra per, non so, articoli e vita di tutti i giorni, quindi cosa ho pagato, le scadenze, queste cose qua, ma quello uso il cellulare perché ho un organizer praticamente nel cellulare, però volevo fare una cosa ben fatta, un'agendina. Comunque la mia organizzazione è poi sempre la stessa, nel senso che porto Fede a scuola, porto Nala fuori, torno, pulizie intense di casa, tra l'altro in mente diversi video in cui farò delle pulizie, magari del frigo, della casa, che so che vi piacciono molto questi video, e devo anche guardare l'ora perché devo andare a prendere Fede, infatti ho un quarto d'ora, e altre cose, sì, pulizie intensive, progetti, video, articoli, insomma queste cose qua, poi vado a prendere Fede a scuola, magari ci sono delle commissioni da fare, la spesa, insomma. È difficile spiegarvi così su due piedi come organizzo la mia giornata, però potrei fare un video dedicato in cui vi mostro un pochettino come mi organizzo. Che parlantina, quanto sono logorroica!
questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con nuovi video. Penso che mi prenderò 1-2 giorni di pausa perché devo raccimolare un po' le idee sui video. Ora vediamo un attimino che cosa fare nei prossimi video. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo presto. Ciao!